i segnali che abbiamo sono segnali positivi. Prima di tutto perché venerdì i 4 letti della rianimazione, della terapia intensiva che erano stati approntati, sono liberi. Vuol dire che in questo momento, nonostante gli 80 pazienti ricoverati, non abbiamo più pazienti in terapia intensiva. Quindi il quadro clinico sembrerebbe, per ovvie ragioni, leggermente migliorato. Cioè, nonostante non dobbiamo abbassare l'allerta, ma questo ci fa pensare che la fase più impegnativa forse l'abbiamo superata. Ciononostante il numero di pazienti seguiti è sempre molto alto, anche perché il giorno di degenza è elevato, un paziente resta ricoverato prevalentemente 4 settimane. Quello che cominciamo a essere più sereni è sugli approvvigionamenti, nel senso che noi abbiamo tenuto a mantenere sempre alta la sorveglianza relativamente alla messa a disposizione dei dispositivi per tutto il personale, attenendoci alle disposizioni ministeriali, che sono progressivamente cambiate, per cui le regole di come proteggerci sono cambiate più volte nel corso di questo mese e abbiamo adeguato gli approvvigionamenti in funzione alle disposizioni. Oggi siamo ben attrezzati, abbiamo tutto quello che ci serve solamente di vedere un calo del numero di pazienti e speriamo di vederlo nel corso delle prossime settimane sempre più significativo. Dottore, diamo anche un po' di numeri in merito alla situazione di personale, medici che hanno o meno avuto il Covid qui al Centro Ortopedico di Quadrante. Ad oggi, dall'inizio della pandemia, abbiamo registrato un'assenza per malattia di circa 30-35 persone, di cui però solo 20 risultate affetti da Covid-19 confermati da tampone. Di questi 20, la metà è già rientrata a lavoro per negativizzazione del tampone e risoluzione dei sintomi. Possiamo dire dunque che la situazione è assolutamente sotto controllo e non è mai stata non sotto controllo. Assolutamente sì, anche perché comunque la sorveglianza che il medico competente sta effettuando con noi, quindi col datore di lavoro, è sempre molto attenta e puntuale.